Confartigianato in audizione al Senato sul decreto mille proroghe. Energia, Confartigianato chiede riforme, taglia oneri in bolletta. La qualità artigiana va in scena al SIGEP, con Confartigianato Alimentazione protagonista. Bologna si prepara a MEXPE 2023, l'eccellenza della meccanica e subfornitura. Confartigianato è intervenuta il 16 gennaio in Senato sul decreto mille proroghe. Tra le proposte presentate vi sono il differimento di un anno dell'entrata in vigore delle nuove regole SOA per i lavori che beneficiano di ecobonus, la proroga per tutto il 2023 del credito d'imposta formazione 4.0 e della sottoscrizione degli accordi aziendali o territoriali per accedere alle risorse del fondo nuove competenze. Necessarie anche la proroga per acquisire i requisiti professionali dei meccatronici e lo slittamento di un anno della decorrenza dei termini in materia di revisione periodica sui veicoli pesanti. Il presidente di Confartigianato Marco Granelli ha ribadito la necessità di riforme strutturali per sciogliere i nodi storici della nostra politica energetica, a cominciare dagli squilibri della tassazione che penalizzano le piccole imprese costrette a pagare la maggior parte degli oneri generali di sistema in bolletta, dedicati tra l'altro a finanziare le agevolazioni per le grandi aziende energivore. Per questo, secondo Granelli, occorre eliminare definitivamente gli oneri di sistema dalle bollette elettriche delle imprese. Confartigianato Alimentazione è protagonista dell'edizione 2023 di SIGEP, la manifestazione in programma dal 21 al 25 gennaio a Fiera Rimini. 5 giorni all'insegna dell'eccellenza espressa dai maestri artigiani, gelatieri, pasticceri e panificatori di Confartigianato, con un calendario fitto di iniziative. Si parte sabato 21 gennaio con l'inaugurazione, che vedrà l'intervento del presidente di Confartigianato Marco Granelli e la riunione del consiglio direttivo di Confartigianato Dolciario, nello stand istituzionale riservato alle nostre imprese. Dal 29 al 31 marzo 2023, il MEXPE torna a Bologna per il più grande appuntamento dedicato alle innovazioni per l'industria manifatturiera, con 375.000 metri quadri di superficie espositiva e 18 padiglioni. Come nelle precedenti edizioni, Confartigianato sarà presente con il proprio Villaggio, la collettiva di imprese associate che animerà il Salone della Subfornitura. Una volta di più, MEXPE offre un programma ricco di eventi e approfondimenti, sviluppato sui 3 filoni tematici della crescita in chiave 4.0: formazione, digitalizzazione e sostenibilità.